Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video con Liliana Cacioppo. Oggi parlerò di un argomento molto vicino a noi, in quanto si sta avvicinando il Natale e mi è venuto in mente di fare un video particolare parlando di tre cose principali quando mi viene in mente la parola Natale. Ho fatto un mini schemino con scritto Natale e tre frasi: sperperazione di denaro, occasione per fare regali e cambiamento dalla storia ad oggi. Questi tre elementi sono i principali elementi che mi vengono in mente, che le persone secondo me hanno in mente quando si pensa al Natale. C'è la persona X, la persona Y e la persona A. Oggi andremo ad analizzare insieme che tipologia di persona voi possiate essere. Io partirei dal cambiamento dalla storia ieri oggi. Sappiamo tutti che cos'è il Natale. Adesso non voglio fare discorsi abbastanza troppo seri, però è questa la realtà dei fatti, è che è un avvenimento per festeggiare la nascita di Gesù. Questo concetto con il passare del tempo sta venendo un po' a mancare, ovvero il concetto della nascita di Cristo, ma è il concetto più importante, è aprire i regali che si fanno in famiglia e mangiare tanto. Oggettivamente parlando è una cosa abbastanza spiacevole. Occasione io la lascerei alla fine e poi vi spiego il perché. Sperperazione di denaro. Molte persone pensano che il Natale sia solo un elemento negativo come il Grinch per le proprie tasche. Beh, sicuramente durante il Natale non mi dite che voi non spendete neanche un centesimo, perché non ci credo. Sicuramente... Il tuo pacco Amazon è arrivato, bene, ottimo. Parlando di soldi, esattamente. Manca qualche giorno a Natale, quindi ci credo che ci sono pacchi che devono arrivare. Quindi molti soggetti odiano il Natale perché dicono che spendono troppi soldi. Non spendeteli. Occasione per fare regali. Questa è l'ultima perché io sono questa qua. Sono una che pensa che sia un'occasione ottima per fare dei regali e per farli anche a se stessi. Io durante l'anno cerco di evitare di spendere troppi soldi per me stessa o fare regali eclatanti per gli altri, perché attendo giusto il Natale per fare un pensiero, un regalo utile. Per cui al moroso non vado a comprare l'orologio di 5.000 euro, ma vado a comprare, vi faccio un esempio, si è rotto le pantofole qualche giorno fa, gli prendo le pantofole, gli prendo un profumo che magari ha finito, gli prendo qualcosa di cui hai bisogno. Penso che anche voi facciate così, come le calze che ti regala la nonna, la felpina, il pigiamino, tutte quelle cose là, alla fine perché si pensa così che le cose siano utili. Quindi è un'occasione per fare un regalo a qualcuno che durante l'anno magari non ci hai mai pensato a fare un regalo, un pensierino, non devi per forza spendere centinaia di euro, basta il pensiero, quello che dico io. A me non interessa la borsa firmata o il vestito firmato. Il Natale, oltre al ricordo della nascita di Cristo per tutti i credenti, è qualcosa per passare del tempo insieme facendosi dei regalini. State sereni che un pensiero, un fiore, vale più di 1.000 euro. Fidatevi. Bene, fatto questo video abbastanza, com'è, poetico, filosofico, profondo, voglio chiedere a voi cosa ne pensate del Natale. Commentatemi e ditemi voi cosa ne pensate, quanti soldi avete speso per questo Natale diverso dagli altri, è vero, questo è da dire, però voglio sapere voi cosa ne pensate, quindi scrivetemi, mettete un like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!